Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città, anche Giuseppe. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo, Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore. Non ci stanchiamo mai di ascoltare, di riascoltare questa pagina, che non è una favola che la nonna racconta al suo bambino. «C'era una volta!» Questa è la favola. E il bambino apre la bocca. Questa è storia. La storia vuol dire la vita dell'uomo. E tra l'altro la vita di Dio. E ancora di più, la vita dell'uomo e la vita di Dio che si incontrano. E la vita di Dio che ha voglia di vita umana. Questa è la storia. È per quello che non ci stanchiamo mai. Perché c'è sempre la novità dell'uomo, di Dio e dell'incontro tra Dio e l'uomo. Allora benvenuti a questo ascolto. Riassumendo con una parola, mi è venuto proprio in questi giorni così qualche cosa che sembra offensivo, un termine che quando lo sentiamo ci lascia un po' così, però dà il senso più vero di quello che stiamo vivendo. Quando diciamo a qualcheduno, ci dicono: «Sei rimbambito», ci offendiamo. Rimbambito. Però provate a pensare bene. La parola rimbambito vuol dire diventare bambino, ridiventare bambino. Di solito la diciamo a una persona anziana: «Ma sei rimbambito!» Vogliamo offenderlo quasi, no? Però è Dio oggi che si rimbambisce. È un Dio rimbambito il nostro, ha voglia di diventare ancora bambino. Di solito nella vita umana si fa il contrario. Provate a pensarci. Il bambino vuole diventare uomo. L'uomo vuole diventare un signore. Il signore vuol diventare un re. Il re vuol diventare Dio. È la crescita umana, diciamo, no?
Dio, solamente Lui, fa il contrario. Dio si fa bambino. Capite che non è poesia però questa, perché se ci fermiamo a questo punto è solamente una bella poesia. No, no, no. Provate a vedere, perché qua c'è lo stile di Dio, sapete. Lo stile dell'uomo è quello di crescere, di aumentare, ed è quello di andare verso l'alto, ed è quello di dominare, è quello di possedere. Lo stile di Dio, proprio perché rimbambisce, è il contrario, provate a pensarci. È il Dio che si inginocchia, che lava i piedi, è il Dio che serve, è il Dio che si mette disponibile, ed è il Dio che dona, dà. Ma questa non è poesia, questa è storia, questa è vita, questa è realtà, e questo è impegno anche, perché siamo venuti qua certamente oggi per scoprire questo stile di Dio. Vi darò una grande gioia, eccola qua la gioia, la felicità che Dio ci promette è questa. Ve la traduco in un'altra parola, perché dopo Gesù ci metterà tutto il Vangelo a spiegarla, ci metterà tutta la sua vita a spiegarla, ma la sintesi proprio di questa proposta è: beati i poveri in spirito. Che vuol dire? Dai, pensa alla felicità degli altri, prenditi cura degli altri, allora vedrai che Dio si prenderà cura di te e della tua vita. Questo Dio rimbambito, eccolo qua, ci dice che la felicità sta nel prendere il suo stile, e quindi di curare il bene, la felicità, di fare di tutto per gli altri. Allora qui si trova il senso, il gusto della vita. E c'è un altro particolare che mi preme di notare, anche lì sembra poesia, ma se ci guardiamo dentro bene non lo è. Dov'è che nasce questo Dio? Lo sappiamo, no? Ma viene posto in una mangiatoia. Sapete cosa vuol dire mangiatoia? Mangiatoia, il luogo dove si mangia. Gli animali mangiano nella mangiatoia, il fieno. Il bambino viene posto nella mangiatoia. Forse perché, non per gli animali, gli animali non mangiano bambini. Ma perché? Noi possiamo mangiare. Allora quella mangiatoia, Natale, ci rimanda direttamente al luogo dove si mangia, alla cena, l'ultima cena. Ci rimanda direttamente alla croce, dove Dio si dona. Oggi è festa del mangiare. Allora noi che siamo venuti a messa quest'oggi, siamo venuti a celebrare questo Dio che si offre da mangiare, ma non solamente per oggi, ma anche domani, ogni domenica abbiamo questo pane, questo Vangelo, perché altrimenti se non ci alimentiamo ci disperdiamo e dobbiamo andare ad alimentarci chissà dove. Ecco il rimbambimento di Dio. Dio si fa bambino perché noi possiamo alimentarci della sua parola, del suo messaggio, del suo stile. C'è pane per tutti! Vi dico un'altra parola allora. Sapete cosa vuol dire Betlemme? Gesù è nato a Betlemme, che bella poesia! Betlemme vuol dire la casa del pane. C'è pane per tutti. Non a caso questo Dio è nato nella casa del pane. Si è fatto pane lui. Vedete allora come il Natale va subito riferito alla Pasqua, alla cena. Quando Gesù si mette un grembiule, si inginocchia e lava i piedi. Ma che Dio meraviglioso è questo qua? Rivoluzionario, Perché ci hanno insegnato sempre che noi dobbiamo servire Dio. Sbagliato, cari. È Lui che serve noi. Si mette in ginocchio. È questo il Dio rivoluzionario. E allora se questo è il nostro Dio che si dà da mangiare, che nasce in questo modo, che si rimbambisce per noi, anche noi dobbiamo forse trovare una strada nuova, differente, relazioni nuove, differenti, nei suoi confronti, ma anche nei confronti di chi ci sta intorno. Forse per trovare la gioia, per trovare il senso della gioia e della vita. Vi auguro buon Natale allora. Oh, in questo Vangelo ce ne sono tantissime altre cose, Non possiamo fermarci, ma voi avete più capacità, più intelligenza, anche per rendere attuale
No, quello che queste parole vogliono dire. Il Papa ieri sera, per esempio, ha preso la mangiatoia e l'ha attualizzata e ha detto: ma quanti bambini non hanno nemmeno una mangiatoia dove essere posati? Oppure la loro mangiatoia è il fondo di un barcone, la loro mangiatoia è in quelle città dove ci sono i bombardamenti, la loro mangiatoia è... l'ha attualizzata molto bene. Ma queste cose, allora, ecco, anche lì non prendiamole come una bella poesia, prendiamole come un impegno, una responsabilità. Siamo nella casa del pane, nella mangiatoia di Dio, proprio perché abbiamo l'impegno di portare questo Dio, pane mangiato, nella nostra quotidianità, nei nostri pensieri, nelle nostre relazioni, nelle nostre emozioni, in un cambiamento profondo e radicale anche della nostra vita. Forse ne abbiamo bisogno. Vi auguro buon Natale. In questo senso profondamente evangelico, ancora il Papa ieri sera diceva: non lasciamoci rubare il Natale, no? Riappropriamoci. Questo non per fare discorsi sul consumismo o non consumismo, è giusto anche celebrarlo, ecco, un momento di festa il Natale, però se si riduce a questo, no, dai, riappropriamoci del Natale vuol dire rientriamo in questo senso profondamente vivo ed evangelico del Santo Natale. Altrimenti ci disperdiamo. Vale la pena rimbambirci un po' di più anche noi. Buon Natale, carissime e carissimi.